Grandissimi, carissimi, stimatissimi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per un nuovo video. Oggi è l'ennesima splendida giornata di sole di più o meno metà febbraio 2020. Ne approfitteremo oggi per recarci a Saliceto, frazione di Pocapaglia, esattamente il punto da cui siamo partiti la volta scorsa per prendere il sentiero botanico della Verna. Questa volta faremo un primo tratto di sentiero comune al precedente, ma al bivio per la Verna, anziché girare per il sentiero della Verna, proseguiremo diritti in direzione Martini di San Fre, che a mio avviso, poi mi direte magari qualcosa nei commenti se avete voglia, è una delle più belle frazioni di un paese del Roero, che è appunto San Fre. Buona visione! Ed eccoci al parcheggio di Saliceto. Dal parcheggio prendiamo in direzione strada Boschi. Partenza ore 13:10. Il primo tratto di strada è asfaltato. Ed ecco il cartello che indica il percorso in direzione San Fre, località Martini. Notiamo le ultime case di Saliceto. Dopo 10 minuti di percorso a piedi cessa l'asfalto e la strada diventa sterrata. Proseguendo, il paesaggio si alterna in boschi e ampie distese di prato. Dopo esattamente 30 minuti a piedi, sono le 13:40, arriviamo al bivio, da cui la volta precedente, se non avete visto il video andatevelo a vederlo, abbiamo girato qua verso destra seguendo il sentiero botanico della Verna, mentre adesso proseguiamo diritto, il cartello è mezzo rotto, in località Martini, appunto frazione di San Fre. Continuiamo quindi il nostro percorso su questa strada sicuramente carrabile ma sterrata, larga. Come dicevo prima, abbiamo dei paesaggi che si alternano fra boschi e ampie distese di prato. Per esempio qua adesso abbiamo un noccioleto, noccioleti che sono abbastanza comuni quantomeno nella zona del Roero. Proseguendo sulla strada ci troviamo sulla nostra sinistra delle distese di prato sempre più ampie. E vi dico anche un'altra cosa, al fondo di quella distesa di prato lì c'è un leggero pendio verso il basso e poi c'è la pianura, finisce la zona collinare del Roero. Ebbene, proprio ai confini fra il pendio e questa pianura corre una strada sterrata simile a questa che stiamo percorrendo adesso, che noi abbiamo percorso e documentato, ed è il tratto da America dei Boschi, frazione di Bra, in direzione Saliceto. Quella volta abbiamo anche visto un pezzo dei Martini, perché dal paese abbiamo fatto poi due curve, due tornanti sulla strada che porta in alto su questa splendida frazione Martini, che si trova su un crinale, su una cresta, una zona molto panoramica, molto bella, con la vista di tutte le catene montuose in caso di vento. Invece questa volta qui prendiamo questo sentiero, come dicevo appunto, che corre quasi parallelamente all'altro, però anziché arrivare a San Fre arriva direttamente ai Martini. Camillina. Questo bivio sulla destra va a congiungersi con il sentiero botanico della Verna. Nonostante che siano mesi che non piove, incontriamo comunque ancora una zona con della pauta. Bene ragazzi, dopo un'ora e un quarto di cammino, sono le 14:25, siamo partiti alle 13:10, usciamo da questa immensa distesa isolatissima di prati e boschi e scorgiamo in lontananza le prime case. Dieci minuti ai Martini.
Queste prime case che vediamo appartengono ad una località dei Martini di cui adesso vi dico il nome. Località Gioiosa. Dopo località Gioiosa prendiamo in direzione località Accatte. Questa è la nostra direzione di provenienza, località Gioiosa. Adesso prendiamo qui verso località Accatte, sulla sinistra, a questo bivio. Il nostro programma di oggi, da questo punto, è quello di, come dicevo, proseguire fino a località Accatte, che sarebbe una stradina che porta a una località della frazione molto bella, con delle case, delle belle case tra l'altro, e poi si torna indietro nella direzione opposta rispetto a quella da cui stiamo provenendo per fare tutta la zona dei Martini, e vedrete che bellissime ville che ci sono. Intanto, come potete vedere, ci troviamo su uno splendido altopiano circondato da grandi distese di prati e campi coltivati e case sparse. Casa di recente costruzione. Molto bene, quella che avete appena visto è la località Accatte. Adesso riprendiamo in direzione Martini, quindi quella opposta di provenienza, per vedere il resto di questa splendida frazione di Sanfrè. Questa villa è stata costruita in parte ma mai finita già parecchi anni fa. In ogni caso, da adesso in avanti iniziano le ville più straordinarie dei Martini. Stiamo vedendo in lontananza la più splendida villa di tutta la zona. La clip che avete appena visto l'ho ripresa da questa fessura, guardate. Se non avessi avuto la Sony con l'obiettivo piccolo che c'entrava in mezzo, là con la Canon non avrei potuto fare questa ripresa. Questo è l'ingresso principale. Altra villa spettacolare, tutta in mattoni. Un altro ingresso di un'altra villa straordinaria, bellissima. E siamo arrivati all'inizio, o meglio al fondo dal nostro punto di vista, della frazione Martini, per cui l'abbiamo vista praticamente tutta. Molto bene, sono le 16, sono 2 ore e 50 minuti che siamo in marcia, facciamo dietro front e per tornare di nuovo in direzione Saliceto. Ed eccoci di nuovo in direzione località Gioiosa. Ed eccoci di nuovo sullo sterrato. Sono le ore 16 e mal contate ci andrà circa un'ora e 10, un'ora e un quarto per arrivare al punto di partenza. Tratto di pauta allucinante e dunque si passa dal bosco. Uno dei pochissimi vantaggi del periodo invernale è che almeno attraverso i boschi si può passare. Che poi in primavera, quando comincia a crescere tutto, qua diventa impenetrabile.
gioco, vieni, dai. Andiamo. Su. Hop. Dai. Mancano 35 minuti a Saliceto. Ed eccoci di nuovo sull'asfalto. Mancano circa 10 minuti. Bene ragazzi, sono le ore 17:50 in questo momento, siamo arrivati al punto di partenza, a Saliceto, il percorso marcia totale, completo, complessivo, compreso tutte le frazioni, senza soste, 4 ore e 40 minuti. Sicuramente l'aspetto interessante di questo video sono quelle splendide ville tipiche appunto dei Martini, che è una zona rinomata per avere delle ville veramente notevoli. Mi raccomando, mettete anche stavolta un bel pollicione verso l'alto se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale ragazzi, alla prossima, ciao! Oh.